le aree del cervello non sono isolate tra di loro, ma si parlano attraverso le cellule nervose che con i loro assoni fungono proprio da dei ponti della comunicazione. Oggi siamo con Noemi Barzotti e indaghiamo con lei come funzionano queste autostrade del dialogo nervoso. Esatto, è proprio come dice Marco, le cellule nervose parlano tra di loro e questo parlare comporta il funzionamento del cervello. Quindi per capire come funziona il cervello dobbiamo andare a vedere com'è fatto. Noi indaghiamo le connessioni neuronali. Per fare questo sfruttiamo qualcosa che esiste già in natura, ovvero i virus. Ci sono dei virus che hanno la capacità intrinseca di entrare nei neuroni. Uno di questi è il virus della rabbia. Lui ha la capacità di entrare nel punto in cui un neurone comunica con un altro. Risale attraverso l'assone fino al corpo cellulare e lì noi possiamo visualizzarlo. E possiamo visualizzarlo perché questo virus chiaramente non è più patogeno, ma è stato modificato per portare una proteina fluorescente. Questa proteina fluorescente ci permette di visualizzare i neuroni. Ma quindi il virus della rabbia è una sorta di tracciante che ci porta al soma sostanzialmente? Esattamente. Noi applicando questo virus in una certa area del cervello possiamo evidenziare tutti quei neuroni che comunicano con quell'area. Funziona così. Si ottengono fettine sottilissime di cervello. Dopo si procede alla cosiddetta immunoistochimica, ovvero incubazione con anticorpi, colorazione e infine montaggio su vetrino per l'osservazione al microscopio. Ma questo microscopio è speciale, si chiama microscopio confocale, consente di ottenere immagini tridimensionali, così si può vedere il tessuto in profondità. Guardate che immagini, il virus ha illuminato le autostrade neurali. Ci sono tantissime informazioni che si possono ricavare da qui, ma siccome l'occhio umano non basta, si usa uno speciale software. Con questo software analizziamo le immagini, diamo l'immagine acquisita in pasto al nostro software, la apre in tre dimensioni, quindi è possibile vedere in tre dimensioni le fibre dei neuroni, dopodiché effettuiamo una ricostruzione di queste fibre in modo tale da andare ad analizzare i parametri morfologici delle stesse. Serena lo sta usando per identificare e misurare gli assoni. Noemi, andando proprio nel concreto, ma voi che cosa osservate e soprattutto a che fine lo fate? Dobbiamo conoscere la struttura del cervello per capire come funziona, ma anche come non funziona. Abbiamo analizzato un modello dell'autismo in cui abbiamo individuato un eccesso di spine dendritiche, che sono delle strutture specializzate a ricevere le informazioni da altri neuroni. Questo comporta un'iperattività delle aree cerebrali e di conseguenza la malattia. I neuroni si possono danneggiare, si possono ammalare, ma fortunatamente in parte si possono rigenerare. Ne parliamo con Alessandro Falconieri, che lavora proprio su questo. Come si fa? Grazie. Esattamente, è possibile appunto favorire la rigenerazione dei neuroni. In particolare nel nostro team di ricerca noi abbiamo valutato l'effetto di una stimolazione meccanica sulla crescita e la rigenerazione assonale. In particolare abbiamo messo a punto un metodo che prevede l'utilizzo di nanoparticelle magnetiche. Eccole qui, le nanoparticelle, racchiuse in una goccia di liquido. Per manipolarle basta usare una semplice calamita. Queste forze attrattive sono in grado di promuovere la crescita e la rigenerazione assonale, che, come sai, è un argomento di grande interesse per la comunità scientifica. Semplificando, si prendono assoni in via di sviluppo o rigenerazione. Si fa in modo che inglobino nanoparticelle magnetiche e poi si usa un magnete per stimolarne l'elongazione. Per farlo e per focalizzarci a livello degli assoni, che sono di nostro interesse, utilizziamo questi chip, quindi delle camerette microfluidiche in cui seminiamo le nostre cellule. In queste camerette si hanno due versanti che sono collegati fra di loro da dei microcanali. Quello che facciamo noi è andare a seminare le nostre cellule in un versante e grazie proprio alla presenza di questi microcanali, nell'altro si avranno soltanto gli assoni.
E allora andiamoli ad allungare questi assoni. Metto le cellule a contatto con le nanoparticelle. Le semino nel chip con i canaletti per isolare gli assoni. E le metto nell'incubatore in presenza di un grosso magnete. Le cellule crescono e quando le guardo al microscopio vedo che gli assoni sono cresciuti ed elongati nei canali in direzione del magnete. Non li vedete bene? Basta colorare usando l'istochimica. E voilà! Guardate che tripudio di assoni! In questo caso specifico abbiamo marcato la beta tubulina, che ci appare in questo caso di colore rosso, in modo da poter studiare le dinamiche di allungamento degli assoni. Si tratta di ricerche importantissime perché i nervi sono fasci di assoni. Pensate se potessimo rigenerarli dopo un incidente. Sarebbe una rivoluzione! Ma se volessimo studiare le cellule nervose umane, non possiamo prelevarle da qualcuno in vita. C'è un modo però di generarle in laboratorio. Andiamo a vedere come. Eccoci arrivati nel laboratorio con la dottoressa Claudia Dell'Amico. Claudia, come si fa a generare un neurone in laboratorio? È possibile generare un neurone in laboratorio a partire dalle cellule staminali. Qual è la ricetta per ottenere queste cellule nervose? Partiamo dalle cellule del paziente o del donatore sano, per esempio dei fibroblasti, e possiamo a loro aggiungere i geni cosiddetti fattori di Yamanaka, che servono per riportare le bambine, per riportarle al loro stato indifferenziato. I fibroblasti uniti ai fattori di Yamanaka diventano cellule iPSC, ovvero Induced Pluripotent Stem Cells, e da qui si può fare quasi tutto. A questo punto, dando degli indizi e decidendo noi da che parte queste cellule vogliono andare, possiamo ottenere diversi tipi cellulari, che possono essere cellule del sangue, cellule muscolari o cardiache, e soprattutto, aggiungendo neurotrofine come il BDNF, per esempio, fare i neuroni. Una volta generati questi neuroni, che cosa ci fate? Beh, facendo un modello in vitro del cervello umano e del suo sviluppo, possiamo studiare proprio come questi processi di formazione possano avvenire. Quindi il nostro modello in vitro ci permette di studiare dal punto di vista cellulare e molecolare quali sono le patologie di questi neuroni, sia genetiche che indotte dall'ambiente, per esempio. E allora andiamo a vedere queste cellule. Vi presento i fibroblasti. Prelevati dal paziente, sono cellule della pelle che si trasformano in queste cellule, le iPSC, ovvero le staminali, che riprogrammate diventano queste cellule e infine neuroni umani. Queste cellule sono proprio come i neuroni del paziente che li ha donati e possono essere addirittura ritrapiantate nella sua testa. Ma è in questo contenitore che c'è una vera sorpresa. Qui possiamo vedere un fantastico organoide. Gli organoidi sono bellissimi e sono utilissimi soprattutto. Perché sono utili? Perché quando il cervello umano si sviluppa, o qualsiasi cervello si sviluppa, ovviamente questo avviene sulle tre dimensioni dello spazio, e quindi è importante rigenerare sempre in laboratorio la realtà. Per esempio, questo organoide è una sfera e nella quale i progenitori neurali, con quelli che poi diventeranno i neuroni, insomma, si possono organizzare per davvero come avviene durante lo sviluppo. Insomma, sono una sorta di mini cervelli. E per di più, umani! Ma se questi organoidi imitano come si forma il cervello, sappiate che c'è qualcuno che sta cercando di imitare anche la sua capacità di calcolo. Sono i bioinformatici, alle prese con teoria dei grafi e reti neurali. Un salto nel futuro, nel prossimo episodio!